Buongiorno ragazzi, allora oggi mi vedete col fiatone perché sono appena tornato dall'allenamento di cardio. Ho fatto dip stamattina, dip, trazioni e push up circa 40 minuti. Poi sono andato a fare cardio abbastanza leggero e ora sono tornato. Vi ringrazio tutti quanti per le domande che state mettendo sotto il post di Instagram per il Q&A che girerò sabato. Se volete potete farle anche sotto questi video, basta che mi scrivete Q&A con l'hashtag e io so che quella è una domanda a cui devo rispondere. Grazie mille comunque a tutti quelli che stanno commentando su Instagram sotto il post dell'uovo. Stamattina dovevo farmi il gelato, il classico gelato che avete visto nello scorso video, e però fa un freddo cioè fa un freddo cane, raga. Quindi colazione alternativa, non ve l'aspettate perché non l'ho mai fatta, non me l'aspetto nemmeno io. E sarà colazione, vi anticipo solo all'americana, non vi voglio dire niente, oggi è un giorno full day rest, scarico, e nonostante me ne sono allenato comunque, e non vi anticipo niente, sarà solo americana. Quindi aspettatevi una colazione così alternativa, mi prenderete per pazzo, ma io un po' ci sono. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me up with a flame. I will let you win this game. Sono appena tornato a casa e sono di corsa, di corsa, di corsa. Quindi la preparazione del pranzo sarà semplicissima, ma vi voglio far vedere un metodo di cottura del merluzzo, dato che vado di corsa, che potete utilizzare quando avete pochissimo tempo. Quindi ci servirà una padella, della carta da forno, il merluzzo ovviamente, e delle verdure se volete condire qualcosa. Ora, la padella dovrebbe venirvi così. Ora, merluzzo e asparagi lì, accendiamo il fuoco e più o meno ci vorranno 10-15 minuti. A me il merluzzo è surgelato, quindi il tempo che si scongela è tutto, gli asparagi si cuoceranno insieme al vapore. Sarà perfetto, vi faccio vedere ovviamente il prodotto finito. Oggi sembra una congiura, faccio tutto di fretta. Sono appena tornato, ragazzi, da una partita di calcetto. Sto per fare spuntino più basic, più bro del mondo: gallette, pollo e burro d'arachidi, anche marmellata. Ci andiamo a mettere sale, ci andiamo a mettere la solita mitica cannella. Faccio vedere. Allora, pollo qui. Gallette di farro, marmellata, chi si mangia i pancake. Sto aspettando due amici per prenotare il viaggio di Rimini Wellness, l'albergo, quindi dopo ve li faccio conoscere, e dato che hanno anche una pagina di Instagram che vi invito a seguire, e vi farò sapere che giorni sarò a Rimini Wellness, perché mi farebbe molto piacere comunque conoscere tutti voi, fermarci, farci una chiacchierata, prenderci un caffè. Con un finocchio, caffè e finocchio, pensate che spettacolo. E dai, ora vado a cucinare che avrei fame. Vi faccio un veloce taste test. Allora, pollo sulla galletta.
Tostate sempre le gallette. Col burro d'arachidi sapevamo che era buono. Ora sappiamo che con la marmellata è buono pure il pollo. Noi ci vediamo direttamente dopo. Vi faccio conoscere i miei due amici e vi dico quando ci sarò a Rimini. Allora ragazzi, ora vi faccio vedere un amico con cui mi vedrete a Rimini Wellness. Vieni qui, lui è Antonio, mio amico. Ragazzi, condivide con la ragazza una pagina di Instagram che sì. Si chiama AV Fitness Love. Ok, AV Fitness Love, io ve la linko in descrizione, vi spammo tutto qui, seguitela. Ovviamente mi piace a manetta, cuori su cuori. Condivisione a bestia, spam, okay. Ve la metto qui, fanno piatti bellissimi. Hanno iniziato da pochi mesi e prima o poi li stalkerò per aprire un canale di YouTube. Spero, per forza. E, ragazzi, ci vedrete a Rimini Wellness venerdì e sabato. Venerdì e sabato, però soprattutto siamo noi due, ci manca la persona principale che in questo caso è Valeria. Assolutamente. Che è il motore di tutto, quindi diciamo... è la vera fit chef alla fine. Quindi... E, dai ragazzi, noi ci vediamo a Rimini, veniteci a salutare e soprattutto seguite la pagina, condividete, mi piace, spammate a bestia. Ci vediamo. Alto Fit Chef sempre. Ciao ragazzi. Video strano questo, che dire, video strano. Allora ragazzi, sono appena tornato... Ah, bella sta luce. Bellissima. Sono appena tornato a casa. Sono stato da zio a dirgli della laurea, che vi ricordo ancora, una settimana e mi laureo. Finalmente mi laureo. Comunque, ora vado a cenare. Farò orata, un po' di polpo, un po' di verdura, 2-3 bruschette. Leggera, finalmente questo giorno di scarico è finito. Io ho fatto questo vlog perché volevo dirvi di Rimini, perché sono veramente contento se venite a salutarmi, se scambiamo due chiacchiere, se condividiamo una patata o un finocchio tutti insieme. A parte io che faccio il cretino, vi volevo dire solo veramente grazie, sempre per la visione, per l'iscrizione al canale, perché mi seguite, eccetera. Mi date un grandissimo stimolo di continuare, anche su Instagram. Credo che vorrei organizzare delle dirette sistematiche, tipo di giovedì o il venerdì. Se vi va bene, se vi piace come idea, ditemelo, scrivetelo qui sotto. Vi ricordo il post del Q&A dell'uovo su Instagram, oppure scrivete sempre qui sotto. Io ora vado a cenare, non vi riprendo la cena perché sono con mamma, quindi non la vedo da ieri. Penso che oggi è stato tutto il giorno al lavoro e passo la serata con lei. E ora io vado a cenare, mi vedo Juve Barcellona. Barcellona Juve, penso che la Juve passerà e noi ci vediamo al prossimo video, che girerò domani, credo, o dopodomani. Vlog di allenamento, riprendo ad allenarmi finalmente, vediamo come va. E ragazzi, grazie ancora, ci vediamo al prossimo video.